mi devi scusare, ti fermo un attimo, è già un'oretta che ti sento, è una meraviglia. Giovanni, ciao. Buongiorno. Buongiorno a te. Io. Ormai non presento più i nostri amici sammarchesi, già conoscono ormai come... Giovanni, io è da un po' che ti sento... Innanzitutto, prima di far sentire i nostri amici sammarchesi, uno dei tuoi repertori, perché so che il tuo repertorio veramente non voglio dire che è infinito, ma quasi infinito. Giovanni, questa passione della musica, quando è nata? Come? È nata da quando avevo 5 anni, c'era mio fratello che suonava e io me la sentivo già dentro questa passione. E da allora ho iniziato a coltivarla e piano piano sono andato avanti. Così. Ma questa passione, io so che la tua famiglia è stata anche all'estero, vero? Sì, sì, è stata in... ma io sono tornato all'età di 6 mesi, quindi sono nato e vissuto qua. Una passione che è proprio nata a San Marco. Sì, sì, sì. San Marco. Io mi vorrei togliere una curiosità subito, perché poi le domande saranno tante, sì. Le domande. Vedo che hai due microfoni, sì. Per quale motivo? Due microfoni, due tastiere. Uno è per la voce principale con gli effetti del mixer, multi-effetto. Sì. E roba del... Una per la seconda voce. Ti faccio un esempio. Sì. Allora. Sì. Con la seconda voce. Mi avvicino con la bocca più a sinistra. Nani. La differenza c'è, cioè, quello è mentre suoni, sì, sì, cioè, io... proprio lei che ti fa... Ah, dunque, come una, un doppio voce, una doppia, ma vedo anche due tastiere, sì. Cioè, il motivo, io quando vedo anche nei concerti, ci sono tante di quelle, sì, tastiere, sì, anche lì adesso tecnicamente... Cioè, ma in questo... C'è un altro paio su, dipende dal... Altri due tastiere, sì, ancora? Sì, sì. E quando vai a fare le seratine in giro te le porti tutti con te? No, due. Ah, due. Sempre due. Questo, le mie... Questo l'ho presa 2 mesi fa, quella più di un annetto fa. Molto bella, sì, sì. Sono le mie... E il motivo dunque di due tastiere? E qua metti un suono. Oppure magari qua suona pianoforte. Il ritmo sotto, ad esempio, faccio un altro esempio, metto il ritmo. E tu mi seguirai, angeli sbagliati noi, e ci sarà un cielo e Dio. Lavorerò, tu mi aspetterai, e una sera impazzirò, quanto mi dirai che un figlio avrai, avrò. Questa col ritmo e con gli strumenti. Poi c'è un'altra parte che magari ti serve subito il pianoforte, allora lo suono qua sopra stesso. Sciogli i dubbi e i capelli tuoi, perché sei così bella, se non sai quello che vuoi, io d'amore ti vestirò. Domandare dove io ti porterò, io camminerò, tu mi seguirai, angeli sbagliati noi, ci sarà e una sera
impazzirò. Quando mi direi che un figlio avrai, avrò. Spiegando per i file MIDI. MIDI, puoi togliere qualsiasi strumento e suonare quello strumento. Io faccio partire la base adesso. Mi parte la base. Suona tutto lei. Io vado a togliere per esempio il pianoforte, lo suono io. Come ami tu, non si ama mai, lasci niente a caso, sorridi e poi ti butti giù, è strano come ami tu. Ecco, in questo momento è tolto, lo rimetto. Puoi leggere sia il karaoke, anche, dunque ti dà anche lo scritto, cioè del karaoke. Dà anche lo scritto, ma e se voglio della traccia che io tolgo, prego la musica. Ma è un gioiello, questo qui è un gioiello. Questa è l'impostazione dello style, poi c'è l'impostazione delle song, praticamente. Come vediamo è anche touch, scelgo una song a caso, la seleziono ed è pronta. Da questo momento in poi io posso cambiare le tonalità, quindi farla due toni in meno, due toni in più. Senza spartiti, cioè leggi tutto qua sopra. Dunque Giovanni, mi dicevi giustamente questa passione è incominciato quando avevi 5 anni. Sì, da 5 anni iniziato a strimpellare, poi sono andato in prima media a scuola di musica ed è lì che hai avuto proprio diciamo lo sfogo della passione. Con questi due tastieri, con questo computerino di bordo puoi realizzare un'orchestra. Sì, tutto da solo, tutto fai da te. Ovviamente posso suonare nei gruppi, puoi fare tutto, però posso suonare anche da solo. So che fai delle serate, sì, infatti da solo e metti tutti gli strumenti. Un po' per mancanza di tempo, però le faccio, sì. E sono sempre, soprattutto per chi ascolta. Ah sì, c'è chi piace, chi disprezza. Vorrei farti una domanda. Noi che siamo, non voglio dire spettatori, ma noi che vediamo, che ascoltiamo, vorrei capire, se è possibile, che sensazione hai quando giustamente suoni, canti, e vedo che hai anche una bella voce, e canti, la gente che è davanti a te, che balla, che trasmetti questa emozione, come potresti dire sinteticamente la tua emozione anche? A me sinceramente mi fa stare bene, mi dà energia e mi fa... Io sono anche un po' vergognoso, però... Timido, fine... vergognoso, no, timido. Timido, timido. No, timido, anche vergognoso. Per la gente più che altro che conosco, io non conosco... Vado alla grande, infatti se dovrei, cioè quando vado a fare le serate praticamente suono e canto, cioè non so parlare tanto per microfono. Cioè, entri in un tuo mondo. Entro nel mio mondo, non so parlare, sono la gente che conosco, dove non conosco esce il meglio di me. Comunque Giovanni qualche seratina la organizzeremo, okay. Mi farebbe veramente piacere. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo io non so, ma ad un tratto so che devo lasciarti, tra un minuto me ne andrò, e non dici una parola. Piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare, scalderà.
tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta. Ti preferisco, sai. Ecco quel vestito, mi fa impazzire. Venirmi vicino, se non mi giro di scatto, quasi fossi un bambino. Sei bella, io se sei bella, sei tanto bella, e che neanche tu lo sai. E una donna senza inibizioni, senza fili di parole, gli occhi un poco lucidi, sei bella. Come due fanali, e gli occhi sempre lucidi, sei bella. Perché una donna, gli occhi così. Perché sei bella, tu sei bella così. Una donna, che donna, ti voglio così. Suoni davvero tutti i stili, più sulla musica leggera italiana, musica leggera pop, italiana, ma so anche che hai, hai fatto delle composizioni, ho fatto alcuni pezzi che a me piacciono, anche a mia fidanzata qualcosina. Beh, allora noi siamo curiosi, insieme ai nostri amici sammarchesi che si trovano anche all'estero, vorremmo sentire uno di questi pezzi. Diciamo, il primo pezzo che avevo fatto dedicato proprio alla mia fidanzata. Ti ho sognato troppe volte, dolce amore, tanto che non riesco a smetter di pensare che sei bella, intelligente, travolgente, sei amore in ogni situazione. Ho provato molte volte a immaginarti da solo, troppo tempo se n'è andato per cercarti, ed ora che io ti ho trovata non permetterò a nessuno di portarti via da me, e se sentirai un po' freddo dentro al cuore, farai di tutto per poterti non scaldare, ma non solo te, soltanto te, ed è per questo che ti scrivo una canzone, sto bene con te. Sto bene con te, sto bene con te, sì, con te. Sto bene con te, sto bene con te, sto bene con te, in fondo ho scelto te. Anche se ci saranno dei giorni un po' bui, passeranno perché tu dimentichi subito e poi ritorni da me.
famiglie sull'Astrico. Altro che crisi del dollaro, questa sì che sarebbe la crisi del secolo. Ti immagini se fosse sempre domenica, tu fossi sempre libera, e se tua madre fosse meno nevrotica. A meno che non siete già tutti d'accordo con me, che c'è qualcosa che chi era, ma per chi non lo sa, di chi era questo cantato? Vasco Rossi, l'idolo italiano. Veramente? L'idolo dell'italiano. Cosa ci proponi, Giovanni? No, un pezzo del tuo che a me piace particolarmente, che ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 90, si intitola Uomini Soli. Incontri dove la gente piange e va a telefonare, col nuovo bar che sa di pioggia da 24 ore, perduti nel Corriere della Sera. Strani tarmi, perché ha paura del sesso, o per 20 anni di successo, da scrivere il romanzo che ha lì dentro. Prima che
ascoltarci più, con nevrosi e gelosie, perché questa vita stente e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Thank you.
Marchese, non ci sono parole. No? Sì. Ti ringrazio, Lino. No, no, ma è anche difficile per me, veramente, perché io ti ascolto, sono dietro la telecamera, che è una bellezza proprio a sentire del folklore sammarchese, vero? Sì, l'ho fatto anche qui. Stanno all'estero o in giro per l'Italia, è stato veramente un momento, è una cosa bella anche per il paese,
per la pazienza che hai avuto nei miei confronti. No, 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 assolutamente. Cosa ci vuoi? Innanzitutto dobbiamo fare i nostri saluti come di abitudine, con il segno salutiamo i nostri amici sanmarchesi. Cosa ci vuoi suonare per ultimo? Suoniamo un pezzo che secondo me per quelli che stanno all'estero è azzeccatissimo. Che cosa? Senti. Paese mio che sta sulla collina, disteso come mai che dorme intanto, la noia, l'abbandono. Ciao!